aver potuto scrutare da questa postazione privilegiata i vostri sguardi, e in questi sguardi, nel modo in cui alla fine si sta dentro non solo con le parole, ma anche col colore dello sguardo, con le cose che stanno a galleggiare nello stomaco, che non stanno soltanto nell'elaborazione dei nostri pensieri. È stato un privilegio, perché ho avuto la sensazione forte che ci fossero dentro questa sala già i segni di una nuova sinistra, di un cantiere possibile, di questa idea forte, orgogliosa di Costituente. La Costituente sarà sfida e ricerca. Io capisco che la parola sfida e la parola ricerca non possono essere parole sedentarie. Ci mettono tutti e subito in discussione. La linea dell'orizzonte oggi è una linea complicata, spezzata, frantumata, precaria. Noi dobbiamo attraversarla. Da qualche parte dietro quella linea c'è Itaca, forse. E come scriveva Cavafis, importante non è soltanto raggiungere Itaca, l'importante è anche mettersi in viaggio. Io credo, compagni e compagni, che in questi 3 giorni ci siamo messi in viaggio per riportare finalmente in alto la sinistra. Grazie a tutti.